ragazzi, qua c'è la macchina taglierina che ha una luce di taglio di 72 cm per 72 cm di profondità. E la macchina è molto semplice nel suo funzionamento, ha tutte le protezioni di sicurezza, c'è l'interruttore generale, la chiave che si va a girare. Bisogna pensare a questa tastiera come una normale calcolatrice tascabile, dove il verde è il tasto uguale della calcolatrice o come l'enter di un computer. Lo stop è il cancel e la macchina la prima cosa fa? Fa la calibrazione elettronica, quindi la squadra posteriore, che è quella che ci gestisce la profondità di taglio, va a fare la calibrazione del massimo formato di profondità possibile, che è 72 cm. Decidiamo di effettuare un taglio esattamente in 4. Quindi io, guardando la luce di taglio, so che lo vedo 2 cm di luce laterale, so che la carta è 70 cm di larghezza e automaticamente è 100. Quindi 100 diviso 2 è 50, imposto la misura, gli do l'enter, automaticamente la macchina si mette in posizione 50 cm. La macchina ha due sistemi di protezione, il primo è la barriera fotoelettrica, che qualsiasi oggetto durante il taglio entra in posizione, la aziona, e vedete che va in protezione, quindi interrompe il taglio anche durante il taglio, diciamo un busto di una persona, una mano, una persona che viene accidentalmente mentre uno taglia e mette la mano, la macchina interrompe immediatamente il taglio e ritorna nella sua posizione. La seconda protezione è che si è obbligati contemporaneamente a utilizzare entrambe le mani e su questi due pulsanti di controllo senza ritardi, per esempio se io faccio un ritardo e schiaccio la macchina non parte, sono obbligato proprio contemporaneamente a tenerli premuti, di conseguenza prima scende il pressino e dopodiché la lama. A questo punto io ho tagliato il foglio, lo metto di nuovo in posizione e faccio la divisione verticale del foglio, so che era 70 cm, imposto 35. La macchina è il controllo della tastiera, è un vero e proprio calcolatore, quindi io potrei anche non sapere la misura, potrei andare a impostare 70 e andare a verificare, perché la macchina vedete che ha una linea di taglio illuminata con una tracciatura marker laser che ci dice dov'è. Quindi io adesso sono a 70, dico ma come faccio? Posso utilizzare diviso 2, enter. La macchina divide proprio il formato nella metà di quello che è il suo formato reale e così c'è la possibilità di sottrarre, aggiungere, moltiplicare una misura. La macchina ha una sicurezza che è totale. Non è possibile per nessuna persona esterna andare a introdurre la mano anche velocemente durante un taglio, siamo obbligati contemporaneamente. Lo dico perché? Perché soprattutto quando si usa il pressino viene molto, siccome che è molto dura, molti si sporgono in avanti, poi cominciano a schiacciare e cominciano a mettere, ma la macchina si blocca o non parte. Perché? Perché noi siamo dentro la linea di protezione della barriera fotoelettrica. Questo campo è invalicabile per nessuno. Quindi motivo in più per evitare gente che ha le catenine lunghe o maglioni sporgenti o che magari mette le mani così, vedo anche tagliare così molti. Vedete che uno non ci pensa, sono abituato a tagliare così con i polsi rovesci, ma di fatto l'altezza mi entra dentro una barriera, così taglia. Se noi partiamo dando già alla digitale dei formati strani dove hanno magari anche mezzo millimetro di differenza nella larghezza, siccome che il sistema digitale prende il foglio da un lato poi lo gira e utilizza il lato opposto per stampare il lato volta, voi capite che se la dimensione continua a cambiare anche lo spostamento del grafismo sul foglio cambia. Quindi io adesso so che ho la possibilità dai fogli 70-100 di utilizzare il formato che è il massimo digitale che noi possiamo stampare in fronte retro, che è 13x19 inch, che la trasformazione sarebbe 33.02 cm, però io in questo momento non voglio tagliare già a formato finito perché la carta è ancora totalmente non squadrata, quindi io dico non so, faccio 34, effettuo il primo taglio, faccio 33.02 il secondo taglio e praticamente prendo la carta, la rovescio di 180 gradi e vado a effettuare il secondo taglio. Stessa cosa, occhio 50, imposto 49, prendo la carta, la praticamente posiziono nuovamente verticale e solo a questo punto io imposto il formato finale. Giro di nuovo la carta
e la ripino nell'ultimo. A questo punto io ho ottenuto un formato preciso, totalmente squadrato a 90 gradi su tutti e quattro i lati e nell'insieme di una risma di carta dimensionalmente tutti idonei e uguali. Ma noi abbiamo anche la possibilità di tagliare la carta dal 70 al 100 in un formato diverso, quindi possiamo invece che da un foglio grande tirare fuori, riuscire a tirare fuori 8 fogli a 4, noi se giriamo la fibra riusciamo ad ottenere 9 fogli, quindi un foglio a 4 in più, e lo facciamo dividendo il 100 diviso 3. Noi possiamo tagliare tutte le carte fino a un mezzo centimetro dal pressino, quindi blocchi di carta che occupano tutto, quasi tutta l'altezza, e possono essere tagliati senza problemi. Le carte che si possono tagliare sono tutte le carte da 0 a 300 grammi, quindi le carte da pacco. Non si possono tagliare formati di cartoni pesanti, tipo i cartoni sottoblocco, tutti questi materiali tecnici da cartotecnica, perché innanzitutto sono veramente molto compatti, poi sono impuri, diciamo, contengono sabbia, residui, che sono una specie di abrasivo molto potente per la filatura della lama. Quindi tagliare materiali così, due tagli e io dovrei già cambiare la lama perché non taglia più. Io quando sono a livello di avere un pacco, molte volte succede che sotto il foglio tende a scivolare, soprattutto nel post stampa, dove il toner tende a essere come uno scivolante. Allora noi cosa possiamo fare per ovviare a questo? Possiamo dire meno 0.2, faccio il primo taglio, via lo spessore, ma dopo devo girare la carta. La carta ovviamente è in una posizione dove io faccio fatica, allora mi potrei aiutare, quando il peso anche della risma è grande, con l'ausilio dell'aria, che è questo pulsante qui. In questo momento tutta la macchina sotto e sulla tavola diventa una tavola soffiante, quindi dà la possibilità a più maggiore al peso di dare tutto la risma, che può galleggiare e muoversi molto più semplicemente. Per aiutarmi a togliere dalla macchina il formato schiaccio il pulsante E, che sarebbe espulsione. Cosa fa la macchina? La macchina sputa fuori, diciamo, il mio formato della carta e ritorna alla misura precedentemente impostata. A questo punto io posso prendere e, vedete, con un dito posso girare la carta e posso spostare ancora il mio formato e andare il taglio. Io posso anche controllare la macchina in una maniera manuale, lo posso fare in due modi diversi. Con questi pulsanti, freccia avanti, freccia indietro, io posso manualmente, vedete, schiacciare e portare la macchina verso il pacco nella mia direzione, però lo fa in una maniera dove la macchina subisce un'accelerazione, quindi parte piano, poi il pacco parte, quindi è molto difficile trovare la misura esatta. Allora io cosa faccio? Vado con la freccia contraria, mi spingo il mio formato, vengo avanti manualmente così, ma dopo mi viene in aiuto la ruota. Quindi questo è un controllo micrometrico esponenziale per spostare il materiale verso nella mia direzione. Quindi più io vado, vedete, gli spostamenti sono decimali, quindi posso arrivare sotto a vedere col traccia laser, dico voglio tirare via un pelo, e lo faccio con precisione. A questo punto io posso andare a tagliare. Ci sono tre misure impostate di fabbrica, che sarebbero questi tasti qua, F1, F2, F3. F1 sarebbe il formato, diciamo, del 21 cm, che sarebbe il lato corto del formato A4, l'F2 che è la metà del formato in larghezza del A4, quindi 14,75, e l'F3 sarebbe il formato cartolina 10,5. C'è una cosa che io non posso controllare. Allora, la potenza della lama quando scende è costante, quindi l'efficienza di taglio della lama è data da una biella che porta la lama in posizione, che lo simuliamo, vedete, scende il pressino, dopo arriva la lama con un movimento traslatorio da destra che va verso sinistra. Quindi più è affilata la lama, migliore sarà il taglio. Però la forza in chilogrammi della lama è sempre quella, è costante. Quello che io posso controllare è la forza di quanti chili io riesco a tenere fermo il materiale, che sarebbe praticamente da questa scala di lettura. Attualmente è impostato a 750 kg, però questi 750 kg possono risultare una misura eccessiva, ma possono essere anche poca.
perché se io comincio a tagliare un materiale molto grosso di spessore, quindi una risma intera di 8 cm di spessore per 72 di taglio, voi capite che io ho una superficie veramente potente da tagliare, allora ho bisogno di più forza per tenere fermo il materiale, perché altrimenti durante il taglio col coso laterale la carta potrebbe fare questo effetto qua, si storgerebbe. Questa forza io la posso cambiare da qua sotto con il controllo del pressino. Quando si gira in senso anti-orario la scala discende, quindi scende, se io giro in senso orario posso aumentarla. Diciamo che una misura di molto tranquilla per tagliare quasi tutto universalmente è tra i 750 e i 1000 kg, quindi io abituo anche tutti gli utenti a cercare di controllare di stare tra 750 e 1000 kg. Però ahimè, cosa succede? Succede che molto spesso l'ultimo utente deve tagliare dei formati piccolini, non vuole schiacciare troppo, mi porta la macchina a 250 kg, l'utente successivo non ci pensa, non controlla la scala di pressione e va a tagliare una risma grande con magari 250 kg, ecco lì si è fregato magari 50-100 euro di carta, perché ovviamente il formato non riesce ad essere tenuto fermo in posizione durante il taglio. Ed io posso con la macchina impostare tutte le misure, ma non posso scendere sotto una determinata misura. Io dico 9 cm, vengo dentro, io riesco ancora a farlo. Quando io dopo voglio scendere, perché voglio tagliare dei formati più piccoli, metto non so 8, la macchina mi dice UL. Quindi mi dice praticamente che 8 è una lunghezza non permessa. Cosa devo fare? Io devo, per scendere al di sotto di questa misura, devo smontare con questo attrezzo dolcemente, senza toccare la lama, il pressino, e il pressino ovviamente la ditta che predispone la macchina dice: ma come mai adesso io non so 5 cm, la macchina mi ripete lunghezza non permessa. Perché? Perché loro pensano che qualcuno accidentalmente possa essersi dimenticato la piastra sul piano di lavoro. Allora, sul piano di lavoro non ci deve essere nulla che ha a che fare che non sia carta, quindi penne, righelli, telefonino cellulare, chiavi, non ci deve essere nulla. È già successo una volta un grave danno per una dimenticanza di questo sistema qua. Questa piastra qui va agganciata nel suo alloggiamento posteriore della macchina, che si trova qua dietro, a due flange di metallo, che io devo agganciare questo listello. In questa posizione la macchina c'è un magnete che riconosce che il listello di protezione del pressino è nella sua posizione corretta. Solo a questo punto la macchina capisce: ok, adesso impostiamo un'altra misura, dico 5 cm. Adesso la macchina viene nella nostra direzione a 5 cm. E qui si vede molto bene adesso nella parte inferiore la forma del pettine, nella parte superiore, quindi la macchina non è più protetta. Quindi non so come spiegare, un conto è una piastra liscia che preme e non mi lascia impronte, ma se io comincio a avere dei pettini così, simuliamo la forma del pressino superiore che premono, voi capite che qua nella carta si formano delle battute di basso rilievo e queste sono da evitare. Quindi in questo caso, quando si tagliano questi formati qui, in questo caso bisogna calare la forza del pressino. Quindi di solito un formato di un biglietto da visita è sempre un formato ridotto, quindi non avrò mai tutta la luce, sarà, non so, forse uno spessore così, ma di larghezza contenuta, quindi io posso anche andare a 250 kg se voglio e non ho nessun problema che ci siano sfalsamenti. Quello che è molto importante e che molti lasciano: io sono l'utente, ho usato la macchina, ho dovuto fare un formato ridotto, boh, io prendo il mio lavoro, me ne vado, il mio lavoro è finito. Eh no, invece bisogna che l'utente riporta un attimino manualmente la macchina sopra i 9 cm e mi riporta in posizione il pressino. La direzione è uguale, non c'è nessuna differenza come si mette dentro, si va sotto, ci sono due perni e basta agganciarlo. A questo punto per ego riportare la pressione del pressino tra i 700 e i 1000 kg. Il problema per cui abbiamo dei cartoni qui di grosso spessore non è per tagliarli, ma per cercare di creare una differenza in quello che si provoca nei libri. Qualsiasi libro incollato, cucito a filo reffe, come in questo caso, fisicamente nel dorso è sempre più grosso che rispetto al resto del libro. Quindi fisicamente io, se devo andare a tagliarlo, imposto una misura
andassi a simulare un taglio, quando io vado a schiacciare fisicamente questo, succede che questa parte qui è più alta del resto e quindi il formato mi si sposta durante il taglio, quindi ho già rovinato un libro, perché ovviamente il pressino è in grado solo di premere in questa sola zona qui, ma non nel resto del libro. Allora noi utilizziamo questo trucco: prendiamo dei cartoni sotto blocco, li mettiamo sulla macchina, che non vengano tagliati dalla lama, cosa che è già successa troppe volte, ma cerchiamo di lasciare fuori il dorso. Allora fisicamente adesso io riesco a distribuire tutta la totale pressione del pressino sulla maggior superficie possibile del libro, lasciando fuori il libro. Io a questo punto non ho più bisogno neanche di schiacciare il pressino, ho già isolato il problema. L'importante è che la lama, spostandosi da destra verso sinistra, vada sempre a tagliare contro il dorso. Io non vado a tagliare i libri in questa direzione, perché sennò me li sbecca. Quindi io a questo punto posso andare e tagliare. Ok? Il libro, a questo punto vado a tagliare il lato successivo, quindi lo rovescio di 180 gradi e gli dico di farlo 21 cm, che sarà il nostro formato finito. Rimettiamo i cartoni e vado a effettuare il prossimo taglio. La parte anteriore sarà F2, che sarà il formato A5 che noi vogliamo ottenere. Non serve più i cartoni, perché in questo i cartoni servono solo quando c'è dislivello laterale in larghezza. A questo punto io ho tagliato il libro perfettamente e non c'è nessun problema. La stessa cosa si verifica praticamente con i libri anche piegati a punto metallico. Questi formati più grossi sono, subiscono questo effetto molla che rimane aperto. È un po' un tipico effetto della confezione a punto metallico, quindi a quaderno. Allora cosa succede? Quando uno aziona la macchina e va in velocità, la simuliamo come se il formato, toccando qua, potrebbe spostarsi e poi arriva la lama e ha un taglio che non è parallelo. Allora in questo caso noi potremmo fare così. Potremmo prendere così, utilizzare il pedale, premere bene, tenere premuto fino che è premuto e io a questo punto posso andare ad azionare il taglio. La stessa cosa la faccio al contrario, vado a 21 cm che è il nostro formato finito, premo bene così e sposto, vado a tagliare. La parte anteriore in questo caso sono dei punti omega, quindi dei punti sporgenti. Il pettine posteriore della carta è fatto con le fessure per poter venire e andare. Andiamo a impostare il nostro formato finito di 14,85 e posso, vedete, fare entrare i punti nella zona che è in questione. Ovviamente l'effetto molla si presenta anche qui. Allora in qualche caso potrebbe essere necessario che io metto dei cartoni così, in modo che lo tengo schiacciato, perché sennò lui verrebbe sfalsato il taglio, perché rimane aperto, io lo taglio che è aperto e allora non funziona. Allora a questo punto qui io schiaccio, tengo e poi allora a questo punto qui io ho il formato che è dritto, che non subisce questo effetto qui magari, che è storto.